Andiamo a Catania, professor Bennato, anche a lei questa notte tocca una riflessione. Cinema non italiano. Davide Bennato. Allora, il cinema non italiano, io di solito quando mi così preso di colpo da questa domanda, a me viene in mente quello americano, però ci ho pensato bene, in realtà mi sono accorto che soprattutto negli ultimi anni io associo il piacere di alcuni generi cinematografici con alcune cinematografie, per esempio nei thriller ho cominciato ad apprezzare negli ultimi tempi i thriller spagnoli, perché mi sono accorto che hanno un modo molto, diciamo così, mediterraneo di raccontare la dimensione della violenza, dell'angoscia, quindi mi piacciono molto da questo punto di vista. Invece per quanto riguarda gli action, ovviamente quelli americani, ma anche quelli, i film di Hong Kong mi piacciono molto, i film asiatici d'azione, perché mi piace molto vedere appunto come traducono la dimensione cinetica di queste pellicole, soprattutto le trame di queste pellicole in contesti culturali molto molto lontani dal mio immaginario. Poi ci sono soprattutto gli horror, a me piacciono sempre, di qualunque tipo di genere, ma mi piacciono molto gli horror, soprattutto quelli inglesi, perché hanno hanno quest'aria di soprattutto di film molto di ghost stories, no? Quindi fu molto giocati su quel tipo di letteratura che io adoro e che mi piace molto vederla anche rappresentata cinematograficamente. Mentre le commedie, allora, di solito le commedie per me, quelle per antonomasia, sono quelle italiane. Soprattutto le commedie italiane che riflettono sul mondo contemporaneo. Infatti una cosa che ho notato negli ultimi tempi è quando c'è una commedia italiana che riflette su, per esempio, i social, che sono il mio ambito di ricerca, riesce a dire delle cose straordinarie con una lucidità assolutamente straordinaria, pur ovviamente nascosta da questa componente ilare. Però se non sono quelle italiane, rispetto alla cinematografia internazionale, mi piacciono, negli ultimi tempi hanno cominciato a piacere molto le commedie francesi, perché soprattutto perché riflettono su dei cambiamenti sociali a livello europeo e che in Francia esplodono soprattutto dal punto di vista politico, che me li ha reso molto molto più divertenti di quanto in alcuni casi non siano in realtà. Infatti poi non è un caso che molte delle trame di queste commedie francesi poi li ritroviamo adattate al contesto italiano. Quindi sicuramente le commedie francesi, soprattutto le commedie, diciamo così, basate sulla famiglia, negli ultimi tempi sono diventato un mio malgrado, sono diventato un estimatore. Quindi questo è un po' il cinema che diciamo così, se devo proprio declinare il rapporto fra cinema non italiano e le mie passioni cinematografiche. Poi ovviamente, non volendo essere banale, sono d'accordo con quello che si diceva prima, cioè quando un film è bello, cioè nel senso, poi riesci anche a trovare delle linee interpretative del contesto culturale che le ha prodotto quel tipo di cinematografia. Però quando c'è un bel film, una bella storia, e le storie sono archetipi prima ancora di essere storie. Bennato, ha sentito cinema italiano, cinema europeo, cinema americano, insomma, la sua opinione in merito? Allora, sicuramente da questo punto di vista Vaglio Cabral è riuscito a fare un quadro molto molto dettagliato di come è andato, diciamo così, di come sono andati gli ultimi, diciamo, 80 anni di cinematografia internazionale. Il tipo di tassello a cui posso io contribuire in questa argomentazione è più che altro, appiattirlo sull'ultima stagione cinematografica, quella che si va chiudendo, ma anche aprendo, grazie anche ai prossimi festival cinematografici. Cioè, quello che ho notato io, però, è un'opinione informata, non basata su dati, su ricerche, su studi. Quello che ho notato io è che il cinema internazionale, in questo momento sto pensando in particolare al cinema americano, ha molta difficoltà a trovare storie che raccontino la complessità del mondo in cui stiamo vivendo, e uso il plurale per descrivere la sfaccettatura che ha questo nostro ventunesimo secolo, e mentre si rifugia molto, in maniera quasi molto schiva o nell'immaginario di intrattenimento rumoroso, penso per esempio a tutta la cinematografia Marvel o tutti i film della DC Comics presi oppure da fumetti o da videogiochi eccetera eccetera, mentre ha più difficoltà di avere un approccio realista, ma nel senso anche utilizzando la falsariga della narrazione archetipica, quindi appunto le film d'azione, i film thriller, gli spionaggi e così via.
perché è proprio cambiato il modo di percepire il mondo intorno a noi. Prima, diciamo così, gli Stati Uniti riuscivano a dominare incontrastati l'immaginario il collettivo tramite il cinema. Negli ultimi tempi invece la cosa è diventata un po' più complessa, cioè abbiamo bisogno soprattutto perché sono create delle nicchie, cioè dei contesti molto circoscritti dovuti anche alle nuove forme di distribuzione, penso alle piattaforme digitali, ma non solo, che hanno creato anche pubblici che molto spesso non dialogano tra di loro, e questo secondo me si rispecchia nel fatto che anche adesso i film blockbuster americani, che con un grosso investimento sia dal punto di vista marketing che dal punto di vista produttivo, non raggiungono quelle vette che era in grado di raggiungere solo 5-6 anni fa. Quindi secondo me è proprio cambiato l'antropologia dello spettatore cinematografico globale. Sentiamo il regista.